Bene, torniamo in studio dopo il filmato sul campionato spagnolo, come sempre un campionato molto interessante, e vediamo ora di affrontare con Berzot il tema della giornata di domani, della nona giornata di campionato, che prevede tre partite molto importanti che sono Fiorentina-Torino, Udinese-Roma e Juventus-Pisa. Incominciamo a esaminare Fiorentina-Torino. Beh, la Fiorentina mi sembra che abbia risolto momentaneamente la sua crisi, penso che contro il Torino sarà una partita molto bella e molto equilibrata, perché il Torino d'altronde mi sembra che risponde all'attesa dei suoi tifosi dopo essersi molto rinnovato, e è ancora imbattuto questo Torino. Dunque si presenta una gara molto incerta. Molto incerto. Il Torino poi fra l'altro non ha mai perso. Poi è una squadra che non rinuncia anche fuori casa, pur giocando la sua partita molto guardinga. Ecco, la Fiorentina d'altronde ha nel suo organico degli uomini capaci di segnare in qualsiasi momento della partita. Udinese-Roma. Ecco, l'Udinese mi sembra che sia una delle più belle realtà sul piano dello spettacolo di questo campionato, con i suoi Edinho, con i suoi Surya, che Causo stesso, e la Roma che fuori casa si trova sempre a suo agio, perché applica questa zona che retisce l'avversario e che tiene conto sempre che del mantenimento del possesso della palla, che retisce parecchio l'avversario, da parecchi problemi. Dunque, una partita anche questa secondo me molto equilibrata e che alla quale si può sempre dare tre risultati. Juventus-Pisa. Ecco, il Pisa è una squadra che ha fatto valere in questo inizio di campionato il suo entusiasmo, la sua energia, la sua freschezza atletica. È una squadra che sa chiudersi molto bene, l'ha dimostrato nell'ultima partita di campionato a Roma, sa anche dare dei problemi in contropiede con questo centrocampista, che è una rivelazione dell'ultimo campionato, questo Casale, che è stato anche inserito nella 21 recentemente. La Juventus potrebbe anche trovare dei problemi se non segna subito. Certo. Presidente, domani c'è Milan-Cavese, un po' di malinconia pensando alle grandi sfide della Serie A, o la manda giù in attesa poi del trionfo di fine campionato? Ma purtroppo la Cavese va molto forte, perché domenica ha battuto il Catania, che era l'unica squadra imbattuta della Serie B oltre a noi, quindi anche se il nome diciamo non è eclatante, però credo che la partita sarà interessante. Senta, lei è un uomo sincero? Sì, abbastanza. Sempre comunque? Ma direi di sì. Cosa paga per questa sua sincerità? Ma guardi, io ringrazio di averla, perché la bugia secondo me condiziona molto. Essere bugiardi, almeno a me capita che devo pensare cosa ho detto e quindi mi crea... Non si ricorda più. Se non mi ricordo più mi crea dei problemi, invece così non ho nessun problema. Bene, siamo giunti all'angolo dedicato all'Intrepido d'Oro, e per la classifica della settimana ce ne parla Paola Vivaldi. Eccoci al momento dell'Intrepido d'Oro, concorso organizzato dal settimanale Intrepido Sport. Questa settimana la classifica aggiornata è la seguente. Per la serie dei nostri stranieri militanti nel campionato 82-83, al primo posto Müller dell'Inter, al secondo Platini della Juventus. Per la Serie A, al primo posto Paolo Rossi della Juventus, al secondo Antonioni della Fiorentina. Per la Serie B, al primo posto Baresi del Milan, al secondo Giordano della Lazio. Per l'ultima serie, la Serie C, al primo posto Agostinelli del Modena, al secondo De Falco della Triestina. Voglio ancora ricordarvi che i tagliandi li potete trovare ogni settimana sull'Intrepido, dovete spedirli su cartolina postale e l'indirizzo è Concorso Intrepido d'Oro, Intrepido, casa editrice Universo, via De Vizzi numero 35, 20092, Cinisello Balsamo, Milano. Ancora a tutti quindi arrivederci e in bocca al lupo. Bene, classifica dell'Intrepido che è cambiata e che cambia ogni settimana, e come crediamo cambierà, quindi vuol dire che i lettori scrivono e si appassionano sempre di più non solo alla classifica ma anche al campionato. Presidente Farini, Presidente Fellaino, poveraccio, vive un momento difficile, gli buttano le bombe. Il presidente Bogno Fabretti difficilmente riesce ad andare allo stadio senza essere contestato in questi tempi. L'onorevole Mattarrese, presidente del Bari, domenica è uscito con le lacrime dallo stadio. Lei ha avuto la disavventura di accompagnare il Milan in Serie B, non è successo niente. E perché sono bravi i tifosi o perché lei è molto simpatico e i tifosi hanno fiducia in lei? Ma Dio, no, perché non credo di essere stato il maggior colpevole della retrocessione del Milan, certo, prima di tutto. Certo. Però è un problema che qua bisognerebbe vincere tutte le domeniche, perché basta perdere due o tre partite e subito ci sono le prime contestazioni. È un problema. È diventato un mestiere difficile quello di fare il presidente. Ma è un mestiere, è diventato, cioè il momento,
secondo me, anche un po' della nazione, un momento degli spiriti in generale. Certo, che risente quindi. Che risentono di tutta questa situazione, quindi c'è esasperazione, c'è tensione. Tutti vorrebbero vincere, invece qua... Purtroppo è un gioco, quindi c'è chi vince, pareggiare. È l'unico pareggiare. Allora pareggiando sappiamo tutti. Enzo, tu hai a che fare, forse più di ogni altro allenatore, essendo il commissario tecnico nazionale, con dei giocatori dotati di forte personalità. Ecco, è difficile poterne condizionare positivamente la mentalità di questi giocatori. Io penso che proprio il fascino del lavoro così di un allenatore nazionale sia proprio questo, di entrare il più presto possibile dentro questi ragazzi, uno dei quali ha un suo carattere, una sua personalità, chi è chiuso a riccio, chi è aperto, qualcuno è più intelligente dell'altro evidentemente, ma è proprio questo. Cosa più importante, cosa più affascinante. Mentre nei club si ha molto tempo a disposizione, per cui c'è il tempo per conoscerli a fondo, qui bisogna far presto e bene. Siamo così giunti al momento di Ricordando con Nostalgia. Ormai è una parte della trasmissione che tutti voi conoscete. Ricordando con Nostalgia personaggi e avvenimenti del calcio del mondo che fu. Oggi Enzo, cosa hai scelto dalla nostra Cineteca per questo appuntamento? Sono sempre momenti dolorosi della mia vita. I ricordi sono ricordi che vengono nel passato. È un momento, mi sembra, del 59, l'annata in cui siamo retrocessi in Serie B col Torino, il Torino con un buon organico, retrocesso in Serie B. E questa partita contro il Milan era una partita che dava a noi le possibilità ancora di curare qualche speranza di salvezza. Bene. Partita drammatica, combattutissima. Bene, vediamola assieme. Così è cominciata, le solite strette di mano e un clima sportivo ancora più compreso per l'addio sul campo ad uno dei cantori più nobili ed entusiasti dell'ideale sportivo, il giornalista Carlin. Le due squadre cincischiano nei passaggi, si studiano. Ma dopo soli 4 minuti di gioco, Grava nel tentativo di intercettare un cross, manda in rete. 1-0 per autorete. Non passano che pochi minuti e su passaggio di Berzot, Crippa vendica il Torino con un gol di testa. Parità e tutto da rifare. Non mancano momenti nei quali l'attacco del Milan crea situazioni drammatiche costringendo il Torino a salvataggi in extremis. Ma quasi allo scadere del primo tempo sarà proprio il Torino che passerà in vantaggio con una punizione di Virgili e zampata finale di Marchi. Alla ripresa del gioco si torna in parità. Grillo viene atterrato in area. L'arbitro mette il pallone nel cerchio del rigore. Lidl fa una finta, gol 2-2. Il Milan continua a premere sotto la porta avversaria. La partita prende la sua svolta decisiva da questa rete di Altafini realizzata in posizione dubbia. La squadra di Andrea Rizzoli è in vantaggio. D'improvviso allora i ragazzotti del Torino, con l'aiuto di un arbitro del tutto spaesato, buttano la maschera. Il colpo più onesto è una pedata nel basso ventre. Ma perché il pubblico dovrebbe stupirsi? Sono stati sino a ieri dei muratori falliti e dei bifolchi e oggi, anche se portano il vestito della festa, ce l'hanno voluto ricordare. Beh, Enzo. Ma qui manca l'ultimo gol, qui c'è stato il pareggio in questa come partita. Manca un gol qui. Ma il risultato mica è finito 3-2 per il Milan. È stato 3-3 per il Torino, perché negli ultimi minuti noi abbiamo fatto l'aggressione finale e Ganza è riuscito a pareggiare. Beh, e chiedo testimonianze. Allora guarda, per la testimonianza, perché è un'altra sorpresa che oggi abbiamo uno degli altri protagonisti di questa giornata molto calda, che è Francesco Zagatti, che voi tutti ricorderete, che è l'attuale allenatore delle giovanili del Milan, ma che è stato per tanti anni uno dei punti di forza di un grande, grandissimo Milan. Francesco, grazie per essere intervenuto. Prego. Hai sentito cosa ha detto Enzo? Dice che la partita è finita 3-3, non 3-2 per il Milan. Ha ragione Enzo, perché agli ultimissimi istanti ha fatto gol Ganzer con un'azione di contropiede, partendo dalla sua area è arrivato in porta. Forse perché la partita in quel momento era così accanita e abbiamo preso paura di vincere. Ho visto che poi alla fine avete litigato, vi siete presi. C'è stato, la verità, voi due eravate fuori dalla mischia, dall'immagine abbiamo visto. Io sono pacificatore. Tu sei stata la giornata del tutto Ganzer, il quale era scatenato, non so per quali motivi, e anche per gli sfottò di qualcuno che diceva Serie B, Serie B, non tutti reagiscono in maniera giusta a queste provocazioni.
Senti, ma la partita allora a 3-3 andremo a documentarci meglio. Si vede che il cronista e l'operatori, da allora era un tifoso milanista, andò via prima della fine della partita. Io l'avevo vista già a Torino, questa partita era finita 3-3. Era finita 3-3. Sì. Francesco, sì. Senti, rivedersi dopo tanti anni è sempre un momento così di una certa emozione, no? Bei ricordi. Ma emozione non direi, perché chi vive nel calcio vive di emozioni continue, per cui quelle passate se le dimentica. No, fa piacere vedersi giovani, perché guardarsi allo specchio adesso e vedersi allora, c'è una diversità enorme. È più cambiato Enzo o sei più cambiato tu? Dopo sono cambiato io. Ma fisicamente direi che Enzo ci ha guadagnato adesso, ha preso in stile. Anche perché io ho preso più cazzate di lui. No, poi la differenza, vedi, quando tu vedi, dici, beh, in quel periodo avevo la responsabilità solo della mia prestazione. Certo. Adesso, oggi invece c'è la responsabilità. Sia io, nel mio piccolo, sia Zagatti, abbiamo la responsabilità di tutti i giocatori che dobbiamo amministrare. E non è facile, veramente. Non è facile. È difficilissimo. Poi oggigiorno molto più di allora. Presidente Farina, lei ama definirsi, lei è laureato in giurisprudenza, ma io so che lei ama definirsi un contadino. È una civetteria questa. No, purtroppo, cioè, o per fortuna non è una civetteria, perché veramente, cioè, siamo una famiglia di agricoltori da generazioni. Casomai la civetteria è che io sia laureato in giurisprudenza, è una cosa strana per un contadino. E in chiusura, tutte le settimane, come sapete, vi presentiamo un libro. Questa volta il libro non lo troverete in libreria, perché è edito dalla società Sport e Cultura ed è un omaggio che vogliono fare a Enzo Berzò, dovevano consigliarglielo il giorno della premiazione in Campidoglio. È World Cup 82, è un bellissimo libro illustrato con delle stupende fotografie, riguarda tutta la grande, straordinaria avventura del mondiale. Ne facciamo omaggio a Enzo, ben lieti di aver avuto questa opportunità. Siamo così giunti in chiusura della nostra trasmissione, ringraziamo i gentili ospiti, Presidente Farina, Francesco Zagatti, per averci fatto rivivere anche un momento bello che è l'angolo della nostalgia. Grazie a Enzo, l'appuntamento per tutti e la prossima settimana.